La Vastese illude i tifosi con la rete di Busetto e poi si fa riprendere e superare. Dopo 7 anni gli aragonesi tornano in eccellenza. Bravo il Termoli a crederci. Ma andiamo per ordine dei biancorossi. Cornacchini manda in campo la formazione tipo e si affida a un 4-3-1-2. I giallorossi di La Greca scendono in campo con un 3-5-2. Fuori per infortunio il difensore Antezza e il portiere Lombardo per squalifica. Subito tra i titolari l'ex Corcione. Partita sentita e le due squadre partono contratte al 7° primo affondo della Vastese, ma manca la precisione all'11° episodio dubbio in area giallorossa, toccato Di Nardo che va a terra, ma il direttore di gara Angelillo Di Nola lascia correre. Al 20° si vede il Termoli dalle parti di Del Giudice, ma anche qui la mira è errata. Al 26° punizione di D'Angelo dopo una discesa palla al piede fermata con un fallo, la conclusione deviata dalla barriera va alta sopra la traversa. La prima conclusione degna di nota del Termoli arriva al 34° con Carnevale che ci prova da fuori, palla di poco alta. Da qui a fine primo tempo non succede altro, si va a riposo sullo 0-0 con i biancorossi che hanno fatto qualcosina in più dei molisani. Nella ripresa subito pericolosa la Vastese, Di Nardo al quarto incrocia con il destro in diagonale ma il suo tiro è debole e strozzato. Al 18° la Vastese trova il vantaggio, De Cerchio illumina per Busetto, il numero 11 incrocia e batte Recchia, tiro non irresistibile che si stampa sul palo interno e finisce in rete 1-0 per i biancorossi. Al 27° si rivede del Termoli dalle parti di Del Giudice, conclusione deviata ma i giallorossi reclamano per un presunto tocco di mano, il direttore di gara lascia correre e concede solo angolo. Al 32° arriva il pareggio dei giallorossi con un colpo di testa di El Oazni, doccia fredda per i locali. Al 47° il Termoli passa in vantaggio con Carnevale, il numero 11 la controlla e la piazza alle spalle di Del Giudice per il 2-1 molisano. Al 49° Sansone ha sulla testa la palla del possibile 2-2 ma la mette a lato. Da qui a fine gara non succede altro, il Termoli batte la Vastese e resta in Serie D, i biancorossi retrocedono in eccellenza. Luigi Salvatorelli, oggi è una giornata amara per la Vastese, eravate in vantaggio, poi cosa è successo? Eravamo in vantaggio e noi durante già tutto il campionato soffriamo questi ultimi minuti di gioco, abbiamo preso tanti gol dopo l'80° e anche questa volta quasi a tempo scaduto praticamente, se non era scaduto abbiamo subito il gol. Amareggiatissimi, onestamente non ce l'aspettavamo, nessuno si aspettava una cosa del genere. Io come vicepresidente e come presidente del settore giovanile, dopo aver fatto tanto e costruito tanto su una juniores nazionale, potete immaginare adesso il mio rammarico e tutto il lavoro fatto che svanisce così. E dopo 7 anni una retrocessione pesante, anche perché sulla carta la Vastese era una squadra sicuramente per altri obiettivi. Sì, sulla carta all'inizio a settembre, cioè agosto quando si è allestito la squadra, poi a settembre nessuno mai avrebbe immaginato una cosa del genere. I campionati possono essere come ne ho fatti tantissimi, che li ho vinti anche andando in C, ma pensare di retrocedere non rientrava neanche proprio lontanamente nei pensieri di un evento così. Oggi si è dimostrato che il pallone praticamente è davvero rotondo e siamo andati in vantaggio, già si festeggiava perché avevamo due risultati a disposizione, quindi, ma e poi ci è crollato il mondo addosso. Ecco, c'è stato anche un episodio spiacevole a fine gara, è stata colpita una ragazzina da una bottigliata, cos'è successo? Sì, fine gara purtroppo, e questo non è calcio, è arrivata una bottiglia da fuori, ha preso al volto una ragazzina 13-14 anni, l'ha preso tra la bocca e la guancia, creandogli una grande apertura. E adesso è in ospedale, speriamo che innanzitutto gli diamo i nostri in bocca al lupo a questa ragazza e questo e tutto il resto passa in secondo piano, perché poi queste cose qua non rientrano nel nostro modo di fare calcio. Vedendo una bambina piena di sangue portata in ospedale a fine gara di una partita di calcio mentre tornava a casa con il suo ragazzo, dispiace davvero. Mister, La Greca è una grandissima vittoria, una grande gioia, siete stati bravi a crederci fino alla fine e a ribaltarla. Sì, è vero, i ragazzi siamo arrivati qui e mister Martino da
20 giorni, quindi abbiamo fatto le ultime due partite, abbiamo conquistato questi play-out con la consapevolezza della difficoltà della partita, perché giocavamo contro una signora squadra costruita penso per altri obiettivi, conoscendo gli elementi che la compongono. E abbiamo giocato una partita sapendo tra virgolette di essere inferiori, quindi i ragazzi hanno dato quel quid in più che ci ha consentito di vincere questa battaglia. Sono molto contento per loro, siamo soddisfatti per noi, abbiamo fatto un'ottima partita dal punto di vista tattico, abbiamo cambiato 3 moduli nel corso della partita, siamo riusciti a imbrigliare la Vastese e penso che tutto sommato la vittoria poi sia meritata. Una vittoria che è arrivata sicuramente anche con i cambi. Sì, con i cambi e con il cambio modulo, perché ci siamo messi 4-3-3, abbiamo sfruttato di più le fasce con palle che il primo tempo pur riuscendo ad arrivare nell'area avversaria, non nell'area avversaria, nella parte alta del campo, non riuscivamo a crossare. Con questo nuovo modulo, con gente più di gamba e più tecnica sulle fasce, siamo riusciti a mettere questo benedetto pallone in mezzo e da lì sono arrivati i gol. Sono arrivati forse dagli uomini anche un po' più chiave di questo Termoli. Sì, perché avevamo Bruno Lazzini, il centravanti, che abbiamo tenuto perché lui ha un problema al ginocchio fisico, per cui non poteva reggere i 90 minuti, eventualmente neanche i 120 se si fossero disputati i tempi supplementari, quindi li abbiamo tenuto per diciamo a squadre più stanche per farlo entrare, e poi il cambio di Lorusso ci ha dato più qualità davanti, e spostando poi Carnevale da mezzala, che partendo da dietro con la sua qualità di tecniche riesce sempre a saltare l'uomo e quindi ad essere l'uomo in più nell'area avversaria.